Abbiamo chiesto al nostro pubblico qui questa sera in studio e anche a quello da casa di farci delle domande. Partiamo con le domande del pubblico qui in studio. Ci puoi cantare Broccoletti? Giulia, Giulia, dov'è Giulia? Eccola qua, Giulia, alzati, alzati in piedi. Mike sta arrivando da te, ciao, fate un applauso a Giulia, ragazzi, datele un po' del calore che si merita. Giulia, vuoi che ti canto Broccoletti? Sì, perché è stata una canzone bellissima con cui io e Matteo abbiamo riso tantissimo. E avete un figlio? No, non ancora. Ah, è proprio per voi? Perché era destinata ai bambini? Sì, perché bambini... in realtà è per lui che non mangia verdure, però con quella canzone non mangia abbiamo le verdure! No, devi no, mangiare... non è vero, adesso è iniziato, però... Grazie a Broccoletti. Anche grazie alla canzone. Grazie a Broccoletti. Sì, credo... guarda, c'ho anche il coso con il vocoder. Ve la ricordate? Sì. Sai che ve la ricordate voi, non me la ricordo io però. Vuoi sapere perché Hulk è tutto verde? Perché i broccoletti lui li mangia sempre. Mangia i broccoletti che diventi grande. Se non mangi i broccoletti mamma piange. Tutta la facciamo. Broccoletti, ti ho fatto i cavoli tuoi. Sono più buoni del crash, sono una radio del crash. Broccoletti perfetti con la carne pure col pesce. Pensa, chi li mangia senza come pensa. Era sufficiente. Ci sta, lo so, lo so. È una hit che non riesce a fermarti, però è bastato? Sì, sì, grazie mille. Grazie a te. Grazie. E pensa, sono più verdi del cash. Cash. Eh? Pronto? A scherzi telefonici mi fate, non c'è nessuno. Pronto? Pronto? Moni? Fantozzi, è lei? Eh? Ah, c'è la pubblicità? Allora ci andiamo in pubblicità, va bene. Allora andiamo in pubblicità, dai, finiamo Broccoletti, vai. Pubblicità, tra poco ritorniamo con ancora 5 minuti su Rai 2. Vai, ripartiamo da dove volete. Mi avete fatto anche ripassare il testo perché ve la canterò live il 1° novembre a Mantova per l'ultima data di Salutava Se. Vabbè, insomma, product andiamo avanti. Placement. Eh? Product placement è questo? Sì, no, marketo, no, ma no. Market prom, sono in promo con me stesso, sono in promo con me stesso. Allora, andiamo avanti con le domande, ci eravamo interrotti lì, bentornati, 5 minuti ancora su Rai 2. Federico Giuseppe Russo, dov'è Federico Giuseppe Russo? Federico Russo, quindi, come quello di Radio DJ, come il mio amico Fede Russo di Radio DJ. E è come quello di Radio DJ e come quello di Cesaroni, come insomma, quello di siamo Cesaroni. Una lunga lista. Esatto, siete un clan. Sì, esatto. State per potreste fare una squadra di Federico Russi per giocare a calcetto il martedì. Allora, Federico Russo, sì. Età 21 anni, portati benissimo. Grazie mille. Bene. Ha una domanda da fare a me, ma in realtà anche a voi. Preferiresti essere una zanzara o una pulce? Bellissimo. Sai che non ci crederai, ma non ci avevo guarda mai che è difficile. Sembra, no. Sembra una cazzata. Tu hai già, tu hai già una tua teoria? Ci hai pensato sì, a lungo sì, o sì, aspetti sì. Di sapere il guru cosa pensato, ti risponde? Ci ho pensato. Eh? Ci ho pensato io a lungo. A me verrebbe da dirti una pulce, sai? Per quale motivo? Grazie per la domanda. allora, perché sono applicabili a più... Tipo c'è il mercato delle pulci, il circo delle pulci... Giusto? Le zanzare non hanno sono niente aiutate, di tutto questo. Sono da un punto aiutate. Di vista dell'intrattenimento le zanzare non contano niente. No. Giusto? Poi se ne schiacciano tante anche. Veramente. Se ne schiacciano anche tante di zanzare. Ce ne sono tante di se zanzare. Se ne schiacciano tante. Rischioso. Sì, è vero. Hai un'aspettativa di vita più alta. Probabilmente c'è un tasso di mortalità per morte violenta minore nelle pulci, vero?
Anche quello, e soprattutto se sei una pulce hai più a che fare con gli animali che con gli esseri umani, cosa che a me non dispiace, sinceramente. Vero, stai più coi cani, stai più con gli animali lì, hai meno a che fare con le persone. È una bellissima... Guarda, questa me la tengo perché poi la faccio anche ai miei amici, me la tengo qua nel cassetto. Andiamo avanti con la prossima, che è di Angela. Angela, dov'è Angela? Angela, ci sono più Angele? Sei lì, Mike, guarda, è lì vicino a Federico Russo. C'ho il braccio basso. Angela che dice: mia madre posta storie su Facebook con mie foto assurde, come posso fare a farla smettere? Senza toglierle internet. Che in realtà lo sai che sarebbe la soluzione, la cosa da fare. Però esatto. Sarebbe l'unica cosa sensata da fare. Che foto mette, se possiamo chiedere? L'ultima che ha messo, stavo mangiando una cosa che a me non piace, proprio una faccia brutta. Sì? Ha fatto una storia. E come mai ha pensato che fosse una buona idea postarla? Lei dice che sbaglia. Che le partono per caso? Ma non ci credo, non come quel pechegno. Esatto. È partita! È partita a caso.